coupé, un genere di carrozzeria che negli ultimi anni sta avendo sempre maggior successo, soprattutto nelle versioni messe a disposizione sul mercato delle case premium, con costi naturalmente piuttosto impegnativi. Ebbene, da due anni a questa parte Renault con Arkana, come dire, ha un po' rimescolato le carte, offrendo un prodotto davvero molto valido a prezzi competitivi. Renault per Arkana ha scelto una formula piuttosto semplice, molto chiara, molto schietta, ovvero mette sul mercato soltanto la versione ibrida benzina elettrico, naturalmente nella formula di mild hybrid o full hybrid come nel nostro caso di oggi. La trazione è anteriore e soltanto l'opzione di un cambio automatico. Ebbene, Arkana si sviluppa, cresce sulla piattaforma che condivide con Clio e con Captur, però è molto più grande. Parliamo di 4,57 m di lunghezza per 1,80 m poco più di larghezza. Ebbene, queste misure, queste dimensioni la fanno diventare un'auto ideale anche per la famiglia, perché no? E poi l'altezza da terra. Abbiamo detto soltanto la trazione anteriore, ma l'altezza da terra quasi 20 cm, 19,9 per l'esattezza, ne fanno una vera e propria SUV. Come detto, quest'oggi proviamo la versione full hybrid in alternativa alla mild hybrid. Si tratta di un 1.6 per quello che riguarda naturalmente il motore endotermico benzina 4 cilindri in linea, da 145 cavalli complessivi questa vettura. Ebbene, dal punto di vista estetico è la Arkana che conosciamo, quindi un design davvero aggressivo, davvero importante, anche questo dovuto al punto alla sua conformazione coupé. Oggi proveremo l'equipaggiamento, quindi la versione Intense, che offre degli spunti davvero interessanti, a partire dai fari anteriori, ad esempio 100% LED con una tecnologia davvero efficace per quello che riguarda la luminosità, ma ci sono anche degli aspetti estetici importanti come i cerchi in lega da 18 pollici diamantati, ma non solo, anche dei tocchi ovviamente estetici, come faccio un esempio: la calotta degli specchietti retrovisori in nero lucido, così come i montanti delle portiere, per non parlare poi dei vetri, dei finestrini laterali e del lunotto posteriore, che sono oscurati. Ma veniamo al cuore di Arkana E-Tech 145, ovvero il powertrain. Il powertrain è composto da un motore termico, come detto, un 4 cilindri 1.6 che esprime 94 cavalli, in cavalli poi saranno 145 in tutto, sommato ai due motori elettrici. Uno interviene anche direttamente sulle ruote, quindi legato alla motricità, un altro invece ha la funzione di recuperare l'energia in fase di frenata o comunque di decelerazione. Ebbene, questo powertrain, nonostante sia maggiore dal punto di vista della cilindrata, come abbiamo detto, ma anche della cavalleria rispetto alla versione mild hybrid, esprime delle performance inferiori. Parliamo di uno 0-100 da 10,8 secondi, di una velocità massima che si attesta intorno ai 172 km/h. Perché questo? Principalmente per due motivi. Uno, perché in questo caso aumentiamo di peso e anche in maniera abbastanza consistente. Il secondo motivo, che direi anche quello principale, è il fatto che gli ingegneri hanno voluto concentrarsi principalmente sul un aspetto fondamentale, ovvero minor consumi e soprattutto minore emissioni, e da questo punto di vista dobbiamo dire la missione è stata compiuta a pieno, perché in questo caso i consumi si attestano sui 4,8 litri per 100 km e invece le emissioni non superano i 107 grammi di CO2 per chilometro, quindi dei risultati assolutamente ragguardevoli. Tra l'altro va anche considerato un fatto che questa vettura, che è Arkana, è in grado di percorrere in modalità completamente elettrica ben 3 km, a patto naturalmente di non esagerare con l'acceleratore e di non superare i 75 km/h.
Detto questo, va detto che la vettura dal punto di vista dinamico è assolutamente sorprendente, passatemi questo termine, assolutamente neutra negli inserimenti in curva, che sono oltretutto anche ben precisi, ben terrato lo sterzo, così come sono ben terrate anche le sospensioni. Beh, in sostanza ci troviamo di fronte ad un SUV coupé non solo dal punto di vista estetico, ma anche dal punto di vista dinamico. C'è della sportività, e come? Ricordiamoci che il motore termico esprime da solo 148 Nm e 205 arrivano dai motori elettrici, quindi abbiamo tanta spinta e tanto divertimento di guida a bordo di questa Arkana. Per concludere, come non accennare ai sistemi di assistenza alla guida di cui è equipaggiata questa Renault Arkana, un aspetto importantissimo. Sono davvero tanti, noi ne abbiamo contati 14 e su tutti mi piace menzionare la frenata automatica di emergenza con riconoscimento di pedoni e animali, davvero un plus molto importante per quello che riguarda la sicurezza. Insomma, questo pacchetto di sistemi veramente sposta al secondo livello quella che è la guida semi-autonoma di Renault Arkana. Il prezzo, infine, il prezzo parte da 33.050 euro per un massimo di 36.350 euro.